Ciao a tutti, benvenuti al Lab, lezione a distanza per il canale. Queste lezioni serviranno a quei ragazzi, quelle persone che purtroppo non possono partecipare alle lezioni normali per motivi che conosciamo. Qui vedremo lezioni di base e lezioni per le tecniche di gara. Adesso un breve riscaldamento con la nostra allieva e subito dopo andremo a fare le varie tecniche. L'appuntamento sarà più o meno settimanale e servirà per una progressione per non farci trovare impreparati quando ritorneremo in palestra. Un abbraccio. Ciao a tutti e un abbraccio. Allora, qui la nostra piccola Gaia ci farà vedere un riscaldamento fatto apposta per la quarantena. Prima cosa, cominciamo con una corsa sul posto che serve per riscaldare il metabolismo, le articolazioni e tutto quanto. Mi raccomando, una corsetta leggera. Dopodiché saltelli laterali, sempre per far lavorare il sistema cardiovascolare. Ok, vediamo, non più di 2-3 minuti per ogni lavoro cardiovascolare. Una volta che abbiamo scaldato bene il metabolismo, cominciamo con degli esercizi di coordinazione: gamba avanti, mano contraria, e vado avanti, un paio di passi avanti e un paio di passi indietro. Questi sono esercizi che servono per la coordinazione e per riscaldare le articolazioni della spalla. Mi raccomando, la gamba avanti è contraria al braccio che si alza. Ok, dopodiché metto le mani avanti e faccio una torsione omolaterale. Vedete, omolaterale praticamente torsione dalla parte dove ha la gamba avanti. Serve per scaldare i muscoli del bacino e sempre per lavorare sulla coordinazione. Un paio di passi avanti, un paio di passi indietro, 3 o 4, dipende da quanto spazio avete. Fatto questo, andiamo a lavorare sul potenziamento fisico. Dei semplicissimi squat o piegamenti sulle gambe, una decina bastano. Se siete un po' più allenati o avete un po' più voglia di fare, una ventina di piegamenti. Qui andiamo a riscaldare un grande muscolo che è il quadricipite femorale. Gaia ogni tanto si aggiusta. Ok, adesso gamba avanti, mani dietro la testa per poter, ok, sollevo il ginocchio e cambio la posizione dei piedi al volo. Nel karate si chiama Kirikaeshi. Ok, è importante mantenere il busto dritto e i gomiti ben larghi. Ok, sollevo il ginocchio e cambio la posizione delle gambe al volo. Qui serve per lavorare sui calci. Facciamo riposare un po' la nostra piccola atleta e andiamo a lavorare su una parte molto importante adesso, lo stretching. Vado giù, gambe divaricate, la mano opposta va, la mano destra va a toccare la gamba sinistra. Tengo circa un 20-30 secondi per gamba, adesso per motivi di tempo lo facciamo un po' più brevemente. 10 secondi, 15 secondi, 20 secondi, fino al massimo ottimale che è un minuto di stretching per ogni parte. Quindi sto un minuto da una parte, un minuto dall'altra. Finito il riscaldamento, finito lo stretching da una parte, vado nella cosiddetta posizione dell'arciere. Come vedete, la gamba avanti è poggiata, sto sulla pianta del piede, ginocchio flesso,
dietro, appoggio tutta la gamba e il collo del piede rimane a terra. Spingo con il bacino in avanti, dopodiché vado tutto indietro e mi siedo praticamente con il gluteo sopra il tallone. Questi esercizi servono per le psoas e servono per riscaldare, per stretchare il quadricipite femorale. Dopodiché, una pianta completamente a terra, il ginocchio più largo possibile, l'altra gamba, l'altro piede appoggia tallone a terra. Dopodiché cambio posizione e rilavoro come prima. Posizione dell'arciere, spingo col bacino avanti per le psoas. La pianta del piede e il collo del piede dietro è completamente appoggiato a terra. Rivado giù, mi siedo con il gluteo sul tallone. Mi raccomando, il piede davanti non come adesso, ma deve essere completamente a martello, o meglio ancora, spinto in avanti, non storto di lato. Dopodiché rivado a fare il lavoro, pianta del piede completamente appoggiata a terra, ginocchio largo, l'altro piede rimane o con la punta spinta in avanti, dipende da quello che devo stretchare, o a martello. Dopodiché l'esercizio detto della sogliola. Piante dei piedi uniti, porto il più vicino i talloni ai glutei e mi rilasso per terra facendo in modo che la forza di gravità lavori per fare lo stretching all'interno cosce. Dopodiché lavoro sulla cosiddetta spaccata frontale. Anche qua un minuto. Dopodiché vado giù per aumentare la resistenza. Ricordatevi che ogni esercizio di stretching può essere tenuto ottimalmente per 1-2 minuti. All'inizio partite con 10-15 secondi, poi una volta che vi siete scaldati bene dovete lavorare per 1 minuto. Adesso ci alziamo in piedi, andiamo a toccare le punte dei piedi, quindi ricordatevi anche qui, mi raccomando, cercate di mantenere 10-15 secondi all'inizio per passare al tempo ottimale dai 30 secondi, 1 minuto o 2 minuti. Dipende dal tempo che ci avete da dedicargli. Un altro esercizio di stretching che si chiama ponte. Sollevo. Ecco, questo è un esercizio per esempio che va mantenuto per circa una 10-15 secondi e va ripetuto 3-4 volte. Ok? Serve per stirare i muscoli sia lombari che addominali. Dopodiché, seduti a terra, vado a toccare la punta dei piedi. Qui possiamo cominciare a lavorare un'altra volta dall'inizio dei principianti di 15 secondi fino al massimo di 2 minuti per le persone più allenate. Ok, adesso un piccolo esercizietto di riscaldamento specifico per il karate, una posizione di combattimento, quindi gamba avanti piegata, l'altra gamba sta con il tallone alzato e semiflessa. Lavoro in fluttuazione avanti e indietro, cambiando spesso guardia, avanti e indietro, avanti e indietro. Mantengo la guardia ottimale e dopodiché sono pronto per iniziare la lezione tecnica. Un saluto da Studio Discipline Marziali. Spero che vi siate scaldati e oggi andremo a vedere una delle prime tecniche di base, lo Shokuzuki. Cominceremo con una progressione molto semplice. Le mani vanno portate con i palmi rivolti verso l'alto, vicino ai fianchi, gomiti stretti. Questo modo di posizionarsi si chiama Ikite, richiamo del braccio. Iniziamo prima con il sinistro. Se state guardando il video potete iniziare semplicemente con il destro, così avete un effetto specchio. E cominciamo. Uno e giro il pugno. Il palmo va rivolto verso il basso. Ritorno, struciando fortemente il gomito. Uno, tre, quattro, cinque. Fianco. L'altro braccio. Uno, due,
5, ok? Dopodiché 1, ritorno, 2, ritorno, 3, ritorno, 4, ritorno, 5, ritorno, 6, ritorno. I gomiti devono essere sempre ben stretti, ok? Quindi gomiti ben stretti, i palmi delle mani con il pugno chiuso sono rivolti verso l'alto e comincio prima con un braccio, 1, richiamo, 2, richiamo, 3, richiamo, 4, richiamo, cambio braccio, 1, 2, 3, 4. Questo esercizio, in questa maniera, che viene chiamato Shokuzuki, pugno neutrale. Come vedete, la posizione è naturale, gambe divaricate, ikite, 1, 2, 3, 4, 5. Cambio braccio, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, l'importante è che nella fase di andata il palmo si è rivolto verso l'alto, gira, il palmo si ritrova verso il basso, ok? Leggermente verso il centro, non troppo spostato in questa maniera, vedete, ma neanche troppo questo, perché altrimenti va a chiudere il muscolo e non ha potenza. Questo esercizio ho allenato finché non mi sento in questa maniera, finché non mi sento sicuro, ok? Le gambe, ricordate sempre una cosa, non le tenete tesissime, leggermente piegate, no così, però leggermente morbide, in maniera che resisto alle sollecitazioni del corpo. Ok? Quindi vado, 1, 2, stringo i gomiti, vanno stretti, i gomiti vanno stretti, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Cambio braccio. 1, 2, 3, 4, 5. L'esercizio finale dello Shokuzuki, una volta che ho appreso bene come girare il palmo della mano, come portare il pugno, è 1, 2, 3, 4, 5, richiamo, 1, richiamo i kite, 2, richiamo i kite, 3, richiamo i kite, 4, richiamo i kite, 5, richiamo i kite, 6, richiamo i kite, 7, richiamo i kite, 8, richiamo i kite, 9, richiamo i kite, 10, richiamo i kite. Questa è la fase non finale ma intermedia. Una volta che avete appreso bene tutta questa tecnica, questo è l'esercizio completo. Piedi leggermente, non proprio a 45, ma morbidi, ginocchia morbide, ikite, e vado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un abbraccio ragazzi e ci vediamo alla prossima lezione.